Salve a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo episodio sulla guida di Pokémon Rubino Omega. E lo so, ho interrotto la programmazione da un video al giorno per questa sera perché ho avuto vari problemi ultimamente, di cui vi parlerò tranquillamente perché oggi stiamo andando a lottare nella palestra. Mi sentite con un tono di voce un po' più basso rispetto al solito, cioè il tono, perché comunque alzerò un po' per farmi sentire perché è tardi e io mi riduco sempre a registrare verso le 10-11 di sera perché prima non posso, perché non posso. Non ho spazio per registrare, non ho tempo per registrare. E comunque questa palestra è come al solito, ci sono le botole che ti fanno cadere giù. E poi vai su. Sì, una bella palestra con questi getti d'acqua. Comunque perché non sono riuscito a mantenere, diciamo, la programmazione a un videogiorno? Semplicemente perché era l'ultimo periodo di scuola e da me, dato che sto facendo il quinto scientifico, e c'è molto da studiare perché siamo vicini agli esami. Inoltre, i professori hanno avuto la geniale idea di dividere, non fare due quadrimestri, fare un trimestre e un pentamestre. Cioè, 4 mesi di programma li dobbiamo dividere in 3 mesi. E in questi 3 mesi, dato che hanno fatto 15 giorni prima gli scrutini per i voti, 2 mesi e mezzo per fare un programma di 4 mesi. Quindi noi siamo uccisi. Motivo anche per cui non ho potuto dedicare molto tempo al canale, a parte video paraculati e video su Nuzlocke e su guide di Pokémon, Rubino Omega, perché sono anche abbastanza veloce da fare questi, quindi non mi portano via molto tempo come le wifi che ci vogliono, dato che ci vogliono fare almeno due lotte, due o tre per trovare una lotta decente da portare. Vabbè, una lotta bella da portare, perché non le carico tutte, di solito ne faccio due o tre, per ogni due o tre che faccio ne porto una sul canale, quindi 2-3 durano in media 2 ore di lotta. Vabbè, diciamo un'ora e mezza. Poi ci vuole una ventina di minuti per riguardarmela, un quarto d'ora per riguardarmela. E poi ci vuole un altro quarto d'ora per registrarla. Quindi immaginate, ci metto come minimo 2 ore per portare una wifi sul canale. No, non è una cosa abbastanza veloce con fare 20 minuti di registrazione a guida, fidatevi. Molti pensano che sia veloce e facile portare avanti un canale di Pokémon, ma porta via tanto tempo, soprattutto perché devi lottare. Devi inventare cose nuove. Stancante, cari miei. Quindi, probabilmente adesso approfittando delle vacanze di Natale si riuscirà a portare qualcosa di diverso. Inoltre, io mi faccio sempre tirare dentro vari progetti scolastici, ossia giochi di Archimede e Olimpiadi della cultura e del talento, ed esce un Ninja Boy per sfidarci così dal nulla. Per chi non lo sapesse, i giochi di Archimede sono una competizione nazionale in cui si partecipano le varie scuole. Un numero di 5 circa per ogni classe e si fanno questi quesiti di intuito e via dicendo. E io me li faccio ogni anno perché sono abbastanza bravo in queste cose. Per esempio, 2 anni fa, cioè il momento in cui ho fatto più seriamente, sono arrivato ai regionali, ho fatto un buon punteggio, però poi non sono andato avanti per questioni di per vari problemi che non sto qui a spiegarvi. Quindi anche quest'anno ho voluto farlo un po' più seriamente, quindi mi sono preparato e ho avuto meno tempo. La sera, per esempio, mi mettevo a guardarmi un po' di questi video degli anni precedenti, non avevo voglia di registrare, per questo mi prendo una sera per registrare 3 episodi per fare in modo di portare, di non lasciare serate vuote, perché io sono un grande lettore, quindi la sera, cioè, non riesco a registrare 2 sere di seguito perché voglio sempre leggere qualcosa. Quindi, per esempio, stasera, appena finirò di registrare, mi andrò a leggere un po' di roba che mi è arrivata oggi, degli ordini natalizi, i miei regali di Natale, che sono svariati manga e svariati fumetti italiani e americani, tra l'altro. Vabbè, io te li voglio sfidare perché voglio sfidare tutti quanti, però. Tra l'altro, mi leggerò Paperi Nick, che è uno di quei fumetti spin-off di Topolino, diciamo. Uno dei pochi che mi piacciono davvero. Anche se Paperi Nick ha una lunga storia, il fumetto di Paperi Nick. Semplicemente perché è raccolto, o almeno ho visto io, e stanno pubblicando in questo periodo, delle raccolte che sono Paperi Nick Upgrade e che io ho preso tranquillamente perché mi piace leggerle. Semplicemente il problema è che dal numero 1 al numero 17 sono introvabili. Cioè io ho dovuto iniziare dal 18 e portarmelo avanti e quindi non ho potuto prendere i primi volumi della storia che si trovano a 40 euro prezzi da collezione su internet. Io dico, fatela una benedetta ristampa e fate più contenti i lettori come me. Perché non riesco a trovarli a prezzi normali. Dovrei andare a cercare in quelle fumetterie scofundate in vari angoli della città, delle città, perché da me non si trova. Ma Meditate potrebbe essere un problema. Comunque,
quelle fumetterie che non sanno che quei fumetti che hanno valgono 40 euro perché sono diventati di collezione e non sono più prodotti. E tra l'altro mi sono arrivati anche vari manga di Tsutomu Nihei, che Tsutomu Nihei, io ogni opera di Tsutomu Nihei me la devo leggere 2-3 volte per capire tutta la storia, per apprezzarla appieno. Per chi non lo sapesse, Tsutomu Nihei è un mangaka giapponese che ha fatto 3 opere principali e ne sta facendo una quarta abbastanza commerciale che sta serializzando in questo momento, ossia la prima era Blame, che devo ancora recuperare, non ho finito di leggere. La seconda era Abara, che sono due volumetti che sono stati raccolti in un volume abbastanza grande. C'è una formata Ultimate Deluxe Collection, come la chiamano loro. E poi 3 di Biomega, che è uno di quei mangaka che almeno quelle 3 opere, Blame, Abara e Biomega, non erano commerciali ed erano quelle che sono belle da leggere perché, cioè, sono confuse, ti spiegano un po' quelle cose, non sono portate avanti più del necessario. Sono le storie belle, come le chiamo io. E mo? Vabbè, dobbiamo andare giù. Non si può andare da qua. Quindi me le leggo più che altro. Erano molto belle. Tra l'altro l'ultimo che ha fatto si chiama Knights of Sidonia, che è abbastanza commerciale come manga, però è sempre bello. Uno di quei mangaka che appena vedete autore Tsutomu Nihei, prendetelo perché è bello. È davvero bravo, secondo me. E fa quell'ambientazione futuristica che piace sempre, leggermente tamarra, ma ben esposta, secondo me. Tra l'altro, stavamo parlando delle Olimpiadi di matematica. Non so ancora come è andata perché i risultati, cioè, ce ne mettono ad elaborarli, a correggere tutto quanto. Però, le Olimpiadi della cultura e del talento, spero voi sappiate cos'è. Sono delle competizioni scolastiche sempre, in cui si fanno delle squadre da 5-6 persone per fare delle eliminatorie e poi chi va meglio, diciamo, arriva ai nazionali che si tengono a Civitavecchia, una città, non lo so dov'è, onestamente. Quindi, in poche parole, voi avreste dovuto farvi la vostra squadra, partecipare a questi eliminatori su internet e poi chi fa più punti sarebbe andato appunto a Civitavecchia. Consisteva in 3 tipi di domande la versione, diciamo, le eliminatorie, che praticamente erano una 35 domande circa, non mi ricordo onestamente, ed erano un terzo di domande di logica, un terzo di domande di cultura sportiva e un terzo di domande in cui ti davano un testo da leggere e dovevi rispondere leggendo il testo. Voi direte facile, invece no, perché il testo te lo dovevi imparare a memoria in 5 minuti e poi rispondere a tutte le domande ricordando di quello che ti ricordavi del testo, che è una cosa non facile senza fare foto col cellulare come hanno fatto un sacco di persone. E comunque io mi sono fatto la mia squadra da 6 persone, cioè non era fatta da me, cioè io ero un membro, diciamo, uno di quei membri essenziali a quanto è il risultato. Perché io sono molto bravo nelle domande di logica, voi direte, ma dai, perché ho fatto le Olimpiadi di matematica, quindi sono bravo nelle domande di logica. E allora, però non conosco niente di cultura sportiva, cosa in cui i miei compagni di squadra sono molto ferrati. Molto ferrati perché ormai tutti seguono il calcio tranne me. E poi c'era gente con buona memoria per ricordarsi la roba dall'articolo di giornale. Quindi abbiamo fatto una bella squadra che si completava a vicenda. E siamo passati con 0 errori, cioè siamo stati l'unica squadra dalle nostre parti, almeno nella nostra scuola, ad aver indovinato tutte le domande, soprattutto quelle di logica, che erano abbastanza interessanti. A me piace fare quei quesiti particolari di logica, tipo quelli, un ragazzo ha 56 anni, un altro ne ha, vabbè, un uomo ha 56 anni, un altro ne ha 16, tra quanti anni avranno uno l'età doppia dell'altra? E cose del genere che io so fare, per esempio, 56-16 anni. Come si fa a calcolare tra quanti anni avranno la stessa età? Fai gli anni di uno meno gli anni dell'altro, 56 meno 16, fai 40, raddoppi il risultato, 80. A 80 rimuovi il numero di anni più alto, 56, ossia 24. Tra 24 anni avranno uno il doppio dell'età dell'altro. Ah, trucchetti da mister. Qui sotto dove si va? Ah, mi sono lasciato fregare. Mi sono lasciato fregare, dobbiamo rifare tutta la strada. In poche parole, siamo stati messi bene perché io ho fatto bene tutte le domande di logica, tranne una che non sapevo, mi hanno risolto gli altri. E gli altri miei compagni di squadra hanno fatto le domande di cultura sportiva, perché erano più ferrati, per esempio in che anno era il primo mondiale, io non so neanche in che anno era il primo mondiale. E quindi siamo stati abbastanza bravi a superare, quindi se qualcuno di voi andrà a Civitavecchia, ditelo tranquillamente, perché io molto probabilmente ci sarò, a meno che non ci siano problemi del genere, la scuola non paga il viaggio e non c'ho soldi per andare.
perché in quel caso sono fottuto, non posso andare, quindi. Tra l'altro abbiamo divagato per un bei 10 minuti andando avanti nella palestra, quindi chiusa questa parentesi dei miei progetti per cui non sono riuscito a fare molti video, perché ovviamente ci si bisogna preparare, ci bisogna fare almeno uno o due pomeriggi, uno o due sere per prepararsi, per preparare il cervello, per metterlo in movimento, per riscaldarsi, diciamo, a fare calcoli velocemente, perché il problema principale delle Olimpiadi di Cultura del Taranto era che avevi 30 minuti. E avendo nella scuola una connessione ottima per i fondi scolastici che ti danno quei router e quelle connessioni ultra costosissime, in poche parole ci mettevamo 20 secondi per fare una domanda. No, nel senso avevamo in media un minuto per domanda. 30 secondi se ne andavano per il caricamento tra una domanda e l'altra perché era lentissimo a caricare. Quindi noi abbiamo fatto tutto in 26 minuti su 30, abbiamo finito 4 minuti prima, però abbiamo fatto un quarto d'ora perché ci abbiamo messo un sacco a caricare le domande. In ogni caso, chiusa parentesi, iniziamo la lotta con Fiammetta. Tanto mi piace queste foglie belle rosse. Come Fiammetta. Rossa. Di capelli. Benvenuto! Non urlo perché sennò sveglio. Cioè, volevo dire, allenatore d'erba, complimenti per essere riuscito ad arrivare fin qui. In qualità di. Non aspetta, sono Fiammetta, il capo palestra! È imbarazzata. Non osare sottovalutarmi, nonostante sia capo palestra solo da poco! Con le abilità ereditate da mio nonno, ti mostrerò mosse di fuoco assai raffinate! Ironico come personaggio questo remake. Parte la sfida di Fiammetta. Capo palestra, che manda in campo Slugma, questo Pokémon che se lo accarezza ti brucia le mani. E noi non siamo riusciti a far evolvere Tentacool prima della palestra, però forse riusciamo a farlo evolvere contro la palestra, tra l'altro ci siamo anche dimenticati di curarlo. Quindi direi, i suoi Pokémon fuoco saranno probabilmente speciali, quindi dovrei andare dietro Pulsar senza preoccuparmi di fare una bella barriera. Slugma non penso di shottarlo, no, invece l'ho shotto. Perché prima mi era rimasto un tantino di PS uno Slugma degli allenatori. La prossima scelta sarà Numel. Non vogliamo sostituire perché con un Hydro Pulsar stabato di un Tentacool riusciamo a buttare giù tali Pokémon. Tra l'altro, ribadisco il mio concetto: troppo facile questo gioco. Tutti i Pokémon overlivellati prima delle palestre. Adesso mandami un bel Camerupt o un bel Magcargo. Che sono doppiamente. Estrema. No, Torkoal, estremamente deboli al mio Hydro Pulsar. Torkoal è a livello 28, spero che mi faccia salire di livello. Tra l'altro, Torkoal sembra molto piccolo qui. Io me lo aspetto sempre molto grande. Pure un brutto colpo. Un giorno di sole che non è mai gradito ai Pokémon di tipo acqua, perché dimezza la potenza delle mosse acqua, quindi annulla la debolezza tipo acqua dei Pokémon di tipo fuoco. Non è mai gradito. Soprattutto se lei inizia ad usare un'iperpozione, quindi dovrei fare molto meno danno di quanto avevo fatto prima. Circa un terzo del danno che io avevo fatto. Touché, appunto, pure questo era un brutto colpo, quindi siamo stati fortunati. Direi che è il momento di fare acido bomba, così la freghiamo anche se va di iperpozione continuamente. Perché così lo buttiamo giù senza problemi. Corpo scontro. Se. Ah! Questo sì che faceva male. Questo sì che faceva male. Direi che la cosa migliore da fare è andare sul Rubicante. E approfittare della tipo roccia avversario, perché è di tipo roccia Torkoal, no? Debole alle mosse di tipo lotta. Eccolo là che incassiamo la vampata. Egregiamente mi aveva predicato probabilmente uno switch su Metang. E diminuisce il suo attacco speciale, sempre se non ha un'erba chiara. No, non ha un'erba chiara. Quindi possiamo approfittare di questa situazione e buttarlo giù con un doppio calcio. No, non è di tipo roccia, vero? Non è di tipo roccia, è di tipo fuoco. Me l'ero dimenticato. Cioè, non me lo ricordavo, sempre nella mia crisi di questi Pokémon della TR, never, never mai nella vita, ma manco se mi paghi, Used. Beh, un altro doppio calcio e lo butto giù. Sì, abbiamo vinto contro Fiammetta, tale capo palestra di tipo fuoco, di cui ci si aspettava un ben diverso restyling in questa generazione. Mamma mia, quanti punti esperienza. Però non abbastanza per salire di livello, Scilla. Accidenti, ho perso perché ero troppo tesa.
Accidenti, sono diventato capo palestra solo da poco. Forse ho voluto strafare. È meglio che lotti secondo le mie capacità e col mio stile, altrimenti anche la mia squadra si troverà nei guai. Ti ringrazio per avermelo fatto capire. Ecco, questa è per te. Che bella lucente questa medaglia, tutta rossa, gialla, magenta. Con la medaglia fiamme ti abbatteranno tutti i Pokémon fino al livello 50, compresi quelli ottenuti tramite scambi. Inoltre potrai usare la vostra forza anche fuori dalla lotta. Ecco un altro segno della mia gratitudine, ti prego di accettarlo. E otteniamo un Vampata con una mossa che potrei insegnare a qualcuno. Nah, per adesso no. Vampata è una mossa di tipo fuoco che infligge danni all'avversario, ma riduce drasticamente l'attacco speciale. Non è adatta a lotte prolungate. Lo so, me ne sono reso conto. Quindi ti salutiamo, vediamo quanti punti esperienza mancano per far salire di livello Scilla. Giusto, pochissimi, 422. Allora, io direi prima di tutto di andare al bellissimo centro Pokémon a curare i nostri Pokémon. No, ho sbagliato strada. Sì, ho sbagliato strada. Devo lasciarmi... buttarmi giù. Non scendere di sotto. Altro non so come fanno le gambe di questo ragazzo a resistere a tali cadute. Ok, abbiamo preso la nostra quarta medaglia. Siamo a 4 su 8, a metà delle medaglie. C'è gente che ha già finito il gioco in Italia, io sono ancora a metà delle medaglie. Mister G, per fortuna stai bene. L'ultima volta che ci siamo visti stavamo lottando contro quei tizi. Qualcosa, team qualcosa. Era un po' il pensiero per te. Cosa? Dopo quella volta li hai affrontati di nuovo. Eppure hai vinto! Lo sapevo, Mister G, tu e la tua squadra siete straordinari. Devo ammettere che ti ammiro molto. Quindi quella roccia scintillante è il meteorite che hai recuperato, vero? Prima che me lo dimentichi, volevo darti questi. Occhialoni. Ah, occhialoni. Tale strumento e vedremo nel prossimo episodio. Con questi occhialoni non avrei problemi ad attraversare il deserto del percorso 111. Ma quella è la medaglia del palestra che coordinava. Anche tu hai sconfitto qui la meta, quindi stai allenando bene i tuoi Pokémon. Allora dovrai sfidare tuo padre Norman alla palestra di Petalipoli. A proposito, anch'io devo andare alla palestra di Petalipoli. Ci andiamo insieme, Mr. G, che ne dici? Ok, allora andiamo. Questo trasferimento immediato a Petalipoli. Non mi dispiace per niente, onestamente. Non mi dispiace per niente. Verrà appunto la passata a bere l'acqua, l'ho finita, guardate. Bene, bene, quindi questa è la palestra di Petalipoli. Metticela tutta, faccio il tifo per te. Alla prossima. Ti ringrazio per avermi portato qui. Quindi adesso possiamo fare una bella cosa. Andare al centro Pokémon. Voi direte, perché stai andando al centro Pokémon? Semplicemente perché è arrivato il momento di mettere in squadra. No, ritira Pokémon, sposta Pokémon. Mi ero dimenticato che aveva spostato un altro il segnale di sposta Pokémon. Perché cosa succederà al nostro Niantè? Il nostro Niantè se ne andrà per far spazio a Ho, che soprannomineremo Ion in seguito, tra questo episodio e l'altro, diciamo. Perché adesso andremo attiveremo il condivido esperienza per altri due episodi circa, fino a quando Ion non sarà salito a livello 20 circa. Perché Roselia è il nostro nuovo membro della squadra, al posto del nostro, come si chiama? Brellum. Perché avete detto vogliamo Roselia e io dico condivido Roselia, Roserade è più bello, mi piace di più. Preferisco averlo in squadra anche perché è speciale e così avremo due Pokémon speciali. E ci saranno altre modifiche che faremo alla squadra? Probabile, in ogni caso ve la faccio vedere qui. Ci aspettiamo di avere un Tentacruel, un Gallade, un Blaziken, un Metagross, un Roserade e un... Per adesso è un Swellog, ma poi lo sostituiremo con Flygon e ancora dopo lo sostituiremo con Salamence, se riusciamo a fare in tempo. Quindi diciamo che questo è tutto perché nel prossimo episodio andremo a sfidare la palestra di Petalipoli. Faremo due palestre, una di seguito all'altro. Ho voluto fare un intermezzo come episodio, ma non c'è problema, lo facciamo tranquillamente. Quindi questo è tutto, come al solito vi invito a lasciare un bel mi piace, un commento e iscrivervi al canale per rimanere aggiornati con il procedimento della serie. E adesso, mentre tutti possono chiudere, non gli interessa, vorrei fare un discorso veloce. Sul giveaway che doveva essere affiancato a questa serie, che non è andato come mi aspettavo. Io mi aspettavo di far coinvolgere un po' più della gente, ma non... diciamo, non me ne sento di fare un'estrazione ogni settimana come avevo in mente di fare, ma penso proprio che estrarrò alla fine della serie, cioè appena finisce la serie, probabilmente tra qualche settimana, estrarrò chi ho visto più attivo durante la durata di tutta la serie
per vincere tali Pokémon Shiny Flawless Scarlet Sworn che si mega evolvono in Rubino Omega e Zaffiro Alpha. Nel senso, chi è stato più attivo dall'inizio alla fine della serie, che ha commentato tutto, non chi per esempio nei primi 6 episodi ha commentato 10 volte, o che ha commentato frasi onomatopeiche con, nel senso, bel video, in tutti i video, solo bel video senza neanche averlo visto, no, quello, io mi rendo conto quando lo vedete, io so quando vedete, voi pensate di no. Quindi, non lo so. Ho visto molti interessati veramente al video e mi piace pensare che non sia soltanto per i Q, infatti gente coinvolta da consigli sul team che mi dice in anticipo cosa fare, anche se io le cose che mi dicono le ho già fatte perché registro 5 episodi di fila e poi li carico, quindi se voi mi dite l'amo lo dà quello del quel percorso, io rispondo lo so già, l'ho già preso. Però lo apprezzo comunque, continuate a darmi suggerimenti del genere nel caso mancasse qualcosa, cosa che è successa, è successa. Quindi questo è tutto, come al solito vi invito, vabbè l'ho già detto, di iscrivervi al canale e tutto, comunque continuando a dare un tocco di Mr. Baffling, noi ci vediamo in un prossimo video.